Benvenuti amici miei, in questo nuovo episodio di Unsettling Records, World Beyond. La pena di morte è da sempre un argomento molto controverso e dibattuto. Non credo che al giorno d'oggi abbia bisogno di spiegazioni su che cosa essa sia, il nome da sé parla da solo. Fatto sta che può essere riassunto come la punizione per chi commette atti di indicibile fattura. Ma non staremo qua a discutere se queste pratiche siano giuste o no da applicare. È innegabile però che la pena di morte viola il diritto alla vita, è una sentenza irrevocabile e può essere oltretutto inflitta ad innocenti. E la storia che voglio raccontarvi oggi parla proprio di questo. Perciò, senza ulteriori indugi, entriamo subito in merito alla vicenda. Mettetevi comodi, amici miei, spegnete le luci, indossate le cuffie, e se vi sentite osservati, tranquilli, è normale. Del resto si sa, non siamo mai veramente da soli. Timothy Evans nacque a Merthyr Tyfil, nel Galles, e sin da bambino ebbe un'infanzia difficile. Suo padre Daniel abbandonò la sua famiglia prima della sua nascita nel novembre del 1924. A causa di una verruca tubercolare al piede, Tim perse molta scuola e riusciva a malapena a scrivere o leggere. Nel 1935 sua madre e il suo secondo marito si trasferirono a Londra e Evans lavorò come pittore e decoratore mentre frequentava la scuola. Tornò a Merthyr nel 1937 e lavorò brevemente nelle miniere di carbone, ma dovette dimettersi a causa di continui problemi al piede. Nel 1939 tornò a Londra per vivere di nuovo con sua madre e nel 1946 si trasferirono a St. Mark's Road a Notting Hill. Era poco più di 2 minuti a piedi dal 10 Rillington Place, la sua futura residenza, dopo il suo futuro matrimonio. Alcuni anni dopo incontrò Beryl Thomas e la coppia si sposò nel 1947. Evans e Beryl inizialmente vivevano con la madre di Evans, ma quando Beryl rimase incinta, la coppia si trasferì in un appartamento. Nel 1949 Beryl era di nuovo incinta, ma poiché la coppia era già in difficoltà finanziarie, Beryl decise di interrompere la gravidanza, che all'epoca era illegale. Dal momento che era illegale, non potevano andare da un medico, quindi si rivolsero al loro vicino del piano di sotto, John Christie, che convinse la coppia di avere qualche conoscenza medica e di essere in grado di eseguire un aborto. John Christie. Memorizzate questo nome. Evans non era in alcun modo un uomo perfetto. Spese male il suo stipendio in alcol e il suo forte bere in quel momento esacerbò il suo già irascibile carattere. Questo fu anche il motivo per cui le discussioni tra lui e sua moglie erano abbastanza rumorose da essere ascoltate dai vicini e talvolta sfociavano perfino nella violenza fisica, che fu testimoniata dai vicini in diverse occasioni. Il 30 novembre 1949 Timothy Evans entrò nella stazione di polizia di Merthyr Tyfil e informò la polizia che sua moglie era morta in circostanze insolite. Evans ha anche detto loro che era preoccupato per la sicurezza di sua figlia di 18 mesi, Geraldine. Evans confessò di aver ucciso sua moglie accidentalmente, dandole un liquido in una bottiglia per abortire il feto, per poi smaltire il suo corpo in una fogna fuori dal 10 Rollington Place. Ma quando la polizia esaminò lo scarico fuori dalla parte anteriore dell'edificio, non trovò nulla e scoprirono che il tombino richiedeva la forza combinata per essere aperto, una forza che Evans da solo non poteva possedere. Dopo essere stato interrogato nuovamente, Evans cambiò la sua storia e disse che John Christie si era offerto di abortire sua moglie. Evans dichiarò di aver escluso Christie dalla sua prima dichiarazione per proteggerlo. Disse che quando tornò dal lavoro fu informato da Christie stesso che l'aborto non funzionò e che sua moglie era morta. Christie gli disse che avrebbe nascosto il corpo e che avrebbe preso accordi con una coppia che si sarebbe presa cura di sua figlia. Lo stesso Christie disse a Evans di lasciare Londra nel frattempo e quando Evans tornò chiese a Christie di poter vedere sua figlia, ma questo rifiutò. Come risultato della sua seconda dichiarazione, la polizia effettuò un'ulteriore perquisizione al 10 di Rollington Place,
non riuscendo però a trovare nulla che potesse aiutare. Ma il 2 novembre la polizia trovò il corpo di Barry Evans, avvolto in una tovaglia, nel lavatoio del giardino sul retro di casa Evans. L'accesso al lavatoio era possibile soltanto usando un coltello che John Christie era stato visto usare. Successivamente, la polizia trovò il corpo di Geraldine, da solo, vicino al corpo di Beryl. Un punto importante da notare è che durante entrambe le sue confessioni, Evans non menzionò mai la morte di sua figlia. Parlò solo di sua moglie. Non aveva alcuna idea che sua figlia fosse morta prima che il suo cadavere fosse trovato. Nonostante tutte le interviste e le confessioni, la polizia non credette ad una parola di ciò che disse Evans. Manipolarono e soppressero le prove non perché temessero che Evans potesse essere innocente, ma perché non avevano dubbi sulla sua colpevolezza. Ciò nonostante, ci fu una terza confessione da parte di Evans, dove venne pure a conoscenza della morte della figlia Geraldine. E l'uomo non tardò ad assumersi la colpevolezza pure di quel gesto. Timothy Evans fu processato per l'omicidio di sua figlia l'11 gennaio 1950. Christie negò qualsiasi ruolo nell'aborto del nascituro di Beryl e raccontò alla corte dei litigi tra Evans e sua moglie. John Christie e sua moglie Ethel furono testimoni chiave dell'accusa. Timothy Evans è stato condannato a morte mediante impiccagione per l'omicidio di sua figlia, ma non per quello di sua moglie. La condanna e l'esecuzione di Timothy Evans ricevettero un po' di attenzione, ma 3 anni dopo fu rivelata la terribile verità su ciò che accadde realmente al 10 di Rollington Place. Tre anni dopo l'esecuzione di Timothy Evans, John Christie lasciò i suoi locali e il suo nuovo inquilino, Borsard Brown, trovò i corpi di 3 donne. Kathleen Maloney, Rita Nelson e Hectorina McLennan, nascosti in una dispensa tappezzata della cucina, vicino al lavatoio dove furono trovate Beryl e il corpo della piccola Geraldine. Una ricerca approfondita del luogo portò alla luce altri 3 corpi. La moglie di John Christie, Ethel, sotto le assi del pavimento della stanza sul davanti, Ruth Forrest, un'infermiera, e Muriel Eady, un ex collega di Christie, entrambe sepolte nel piccolo giardino dell'edificio. Christie aveva persino usato uno dei femori delle donne per sostenere una staccionata in giardino, un dettaglio che apparentemente la polizia aveva perso durante la perquisizione della proprietà dopo la precedente confessione di Evans 3 anni prima. John Christie fu arrestato il 31 marzo 1953 e durante l'interrogatorio confessò di aver ucciso Beryl Evans, ma non ammise mai di aver ucciso Geraldine Evans, sebbene non ci siano dubbi al riguardo. Christie è stato riconosciuto colpevole di aver ucciso sua moglie e le altre donne ed è stato impiccato il 15 giugno 1953 da Albert Pierpoint, lo stesso boia che aveva giustiziato Timothy Evans 3 anni prima. Nel gennaio del 2003 il Ministero degli Interni assegnò alla sorellastra di Timothy Evans, Mary Westlake, e a sua sorella, Eileen Ashby, pagamenti ex gratia come risarcimento per l'errore giudiziario nel processo di Evans. Quando si dice i tempi della giustizia. L'impiccagione di Timothy Evans ebbe un ruolo di primo piano nella campagna degli anni 50 e 60 per porre fine alla pena capitale. Tale campagna alla fine ebbe successo e la pena capitale fu infine abolita in Inghilterra e in Galles nel 1969. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Ma prima di salutarvi, ci terrei a ringraziare pubblicamente gli abbonati al canale. Un grazie speciale a Andrea 7, Lo Strano Canale, Philip Thomas Morelli, Luce DS, Dagoberto e Gigi Amaranto. Grazie di cuore. Noi ci vediamo al prossimo episodio.